Salve community, siamo sul palco del grande Mario Guarini. Grande Fabio. Liberté Tour 2019, ultima data, Aprilia. E Mario ci ospita nella sua bellissima postazione per illustrarci la sua fantastica pedaliera rock, il suo gear. Che ci dici di bello innanzitutto? Mi dicevi venivi da Lampedusa, quindi sei di corsa. Siamo di corsa, come sempre. Il nostro mestiere alla fine è così, o corri sempre per... in realtà il vero lavoro è lo spostamento, poi il suonare è la parte più bella. E quindi insomma vengo da Lampedusa, che abbiamo suonato con Claudio in una bellissima serata lì all'isola, sempre una bellissima occasione per stare insieme, e è una cosa che Claudio fa tutti gli anni. E niente, quindi siamo qui, che questa è l'ultima data del tour. È stato un tour veramente molto bello, intenso, estivo, insomma abbiamo fatto tante date, è stata veramente una bella estate. Io mi sono divertito molto perché il repertorio Loredana è straordinario, lei è fortissima, è piena di grinta. C'è una band rock, insomma stasera vero, poi vedrai. Stasera ti sentiamo finalmente rock. Esatto. Abbiamo una pedaliera piena di ammenicoli, già ce la siamo guardati. Assolutamente. Infatti siamo abituati di solito a vederti con una pedaliera super essenziale. È chiaro, infatti, molto spesso mi chiedono, no? Nel senso, per esempio, alla fine con Claudio non uso nessun effetto. Esatto. In questa situazione ce ne sono moltissimi. Alla fine ogni volta la pedaliera io la ricablo rispetto alle esigenze di quello che andrò a fare, capito? Perché in realtà una pedaliera è sempre una dispersione di segnale, certo. Quindi deve essere il più possibile mirata a quello che ti serve, cioè non si può costruire una pedaliera che magari è quella che piace a te, certo. E poi magari andare in un tour, in una situazione lavorativa, utilizzare un pedale solo. Certamente. È un'inutile dispersione di segnale, e comunque anche di, voglio dire, sai benissimo che sul palco si possono avvenire mille emergenze, no? Mille certo. Situazioni di pericolo. Avere chiaramente una moltiplicazione dei pedali, dei segnali, dei jack, dei trasformatori aumenta la possibilità di rumore, di errore, di ronza. Quindi il più possibile va razionalizzata. Allora, voglio anticipare alla community che noi con Mario ci rivedremo fra poco, a ottobre, forse in occasione di musica, dove faremo una bella intervista tranquilla, seduti, dove ci parlerà delle sue esperienze come insegnante presso i conservatori di pop rock, quindi ci interessa molto sapere questo. Poi ci sono tutta una serie di altre cose che ci interessano riguardo pure il tuo disco, come è andato in questi due anni, insomma ci parlerai con calma di quello. Assolutamente. Oggi ci concentriamo su questo gear, su questo su setup, questa situazione. Diciamo, poi avremo modo di parlare con calma musica. Farai il check, dopodiché Mario ci farà vedere la sua pedaliera e sentire un po' di suoni. Voglio anticiparvi, se avete domande da fare a Mario, a cui risponderà alla prossima intervista che sarà ottobre, fatele come commento a questo video, quindi soprattutto riguardanti la didattica, le sue produzioni discografiche, eccetera, eccetera. Okay. Va bene Mario, allora ci salutiamo per Fabio, ora. Buon ci vediamo check dopo. E a dopo. Grazie mille. We'll be right back.
Allora, siamo a fine serata e siamo di nuovo sul palco con Mario. Volevamo fare prima si questo... la faccia sudata e distrutta. È stato un concerto spettacolare, complimenti Mario. Grazie, davvero, grazie. Finalmente un Mario Guarini rock. Io volevo vederlo da tempo. E io sono rocchettaro dentro, perché tu lo sai che... E stasera è uscito pure fuori, te l'assicuro. Sul mio MTT lo sai che c'è l'autografo di Flia, praticamente. Perché okay. Alla fine io da quello parto, insomma. Beh, veramente è un concerto spettacolare. Poi metteremo degli spezzoni, insomma. Ti ringrazio tanto. E avrei modo di sentire pure tu come uscivi fuori, insomma, hai fatto una ripresa bene, sono spezzoni. Contento che tu mi dici, insomma, che era tutto quanto che si capiva bene, insomma. Perfetto. Che si capivano, ecco. I pari suoni passano, i VIP, e noi siamo col nostro VIP bassistico. Esatto. E ci guardiamo la sua super pedaliera, ragazzi. Vai, finalmente. Vai, oh, lo desideravamo tutta la serata. Ho staccato un pedale, ma tanto non fa niente, che ripresa prima. Sì, perché quello era il sim, tanto il simulatore, il sim, giusto? Esatto. Vabbè, quello che hai provato da Your Music recentemente. Esatto, che poi ne parleremo, perché tanto sarò lì a musica con... Perfetto. Loro e ti racconterò. Quindi un po' di racconti cose. Perché, ma cosa hai profilato? Stasera cosa hai usato di profilato? In realtà ho solo avevo profilato un Music Man per un pezzo solo, è molto carino, è un suono proprio caratteristico in un pezzo solo. Okay. E poi facevamo una parte acustica che adesso non facciamo più, dove ci avevo profilato un Hofner, era molto carino anche lì. Ok, gli stessi che si sono visti nel video. Che si sono visti nel video, infatti. Perfetto. Era andato lì appositamente a farli. E però poi dopo hanno tagliato quei pezzi specifici, perché come hai visto, essendo un concerto, insomma, all'aperto, insomma, con... Facciamo vedere un po' di landscape. Alla fine viene fatto... è stato prediletto un repertorio un po' più rock, insomma, togliendo la parte proprio acustica, insomma, sì. Ecco. Perfetto, bene, allora, quello è digitale. Come quindi... ti trovi con la profilazione? Allora, la profilazione è una cosa interessante, perché praticamente è un cortellino svizzero, capito? Ti permette di avere delle possibilità sonore che potresti avere solo con un altro strumento. Perfetto. Chiaramente finché puoi è comodo ed è importante riuscire a portarti un altro strumento, però metti che sei anche solo in prova e dici perché non proviamo un Hofner, perché non proviamo un Music Man, perché non proviamo... ci sono delle profilazioni anche particolari, magari un Rickenbacker suonato con i toni molto aperti, e quindi sta lì. Se poi dopo puoi portarti lo strumento originale è meglio, se no è una possibilità in più sonora, interessante. Ottimo. Oltre ti descrivo un pochettino la pedaliera. Allora, vai. Vai. Senza che andiamo nello specifico di tutti i routing, il succo è che il Vintage Deluxe, che diciamo è un pre-distorsore, è il canale completamente distorto. Perfetto. Quindi è un canale che abbiamo fatto un suono proprio distorto, che lui tiene quasi sempre aperto praticamente. Ottimo. Poi lo regola rispetto ai pezzi, rispetto a quanto vuole far uscire, ma fa parte un pochettino del suono, però è fisso. Perfetto. Okay, quindi è sempre acceso. Poi abbiamo la DI, che è la Reddy, che tu sai che sì, è la famosa, mia... ok, quella che... Che invece quella teniamo... Il marchio Guarini, diciamo. Esatto, quella è la mia... è proprio... è veramente il mio suono, insieme ai miei strumenti, e fa parte ormai di me, perché veramente toglie un velo sopra gli strumenti. Cioè, perfetto. Una volta che le ho utilizzate è veramente difficile tornare indietro. Quando utilizzo le DI che trovo negli allestimenti o che magari affittano, così è veramente difficile. Ti senti snaturato, diciamo. Sì, manca qualcosa, sento sempre tutto velato. E quello è il suono completamente pulito. Perfetto. Ok? Sì. Dopodiché invece abbiamo il suono della testata, quindi sono tre canali. Il suono della testata invece è un pochettino più ingrossato, un pochettino più colorato. Diciamo, fai la parte bassa del suono, la parte cicciona. Bassa anche un pochettino, sai, la parte leggermente satura, poco, cioè è morbido, è la parte morbida. Perfetto, del suono più che la parte gonfia. Ti dicevo, il centro di tutto quanto è il basso, cioè, a cui io sono molto affezionato, perché non solo permette chiaramente di, vedi, nel caso specifico io ci metto due strumenti, quindi permette di livellarli, trovare l'equilibrio sonoro in modo che posso passare da uno all'altro, posso mutarli e chiaramente accordarli, insomma mi permette di fare tutte queste funzioni. Ah, questa cosa è importante, che io dico sempre a tutti, è un concetto molto importante, è il fatto di avere il loop per gli effetti. In modo che tu puoi suonare pulito, come io suono per la maggior parte, una buona parte dei pezzi, senza dover passare in nessun altro meccanismo, quindi non hai dispersione di suono. Perfetto. L'altra cosa importante è che un loop fatto bene, insomma in questo caso specifico ce l'ha, ti permette di avere un boost per recuperare un'eventuale perdita di segnale. Okay.
ti permette di avere un mix, come vedi io quasi lavoro al 70%, al 65%, in modo che buona parte del segnale è analogico, non passa per forza per tutti gli effetti. E l'altra cosa importante, poi ne parleremo, c'è anche l'inversione di fase, perché molti effetti come le modulazioni lavorano con la fase girata, e quindi devi fare gli esperimenti per far sì che tu diciamo percepisca qual è la fase migliore per quell'effetto specifico. Perfetto. Quindi, senti, l'Helix HX Stomp. L'HX Stomp è una bomba ed è veramente, mi piace moltissimo perché è un coltellino svizzero pure questo, dove tu veramente puoi fare tantissime cose. Nello specifico lo utilizzo per, prima di tutto puoi editare i suoni, no? Nel senso puoi lavorarci finché non trovi quello che ti piace a te. Perfetto. E lo fai con calma a casa. L'altro fattore è che essendo digitale, alcuni suoni tipo l'octaver che io utilizzo moltissimo in questo concerto perché dobbiamo imitare i bassi synth spessissimo, e reggono tantissimo perché sono digitali, quindi hanno ottimo una resa tracking, veramente, diciamo. Hanno un incredibile tracking. Perfetto. La cosa altra carina, quindi secondo te, quindi il tracking di un octaver digitale è comunque meglio di un analogico nella tua esperienza? Sono due cose diverse. Se io dovessi fare una sola nota o fare una serata con un gruppo, è chiaro che mi porto lo C2. Se devo fare una serata su un palco così, dove magari sono pezzi interi dall'inizio alla fine con l'ottaver, quindi dove la cosa più importante è che il tracking regga, che il suono sia sempre uguale, che non puoi avere il rischio dell'analogico, capito? Anche se il timbro è più bello. Chiaro. Però se ci lavori un po', io per esempio ho messo l'ottaver, però ci metto una punticina di distorsore. E poi un'altra cosa caratteristica, vedi, c'ho il compressore della Mark Bass, che utilizzo in realtà come mastering degli effetti. Capito. Cioè io faccio il suono dell'octaver, magari ci metto un po' di compressione, alla fine però tutto quanto è sempre miscelato dal fatto che io passo nel compressore, ma solo negli effetti. E gli dà una livellata, diciamo. E gli dà una ammorbidita. Insomma, tu l'hai sentito il suono dell'octaver fuori, secondo me è veramente efficace. Insomma, mi sono piaciute pure molto le distorsioni. Come distorsioni ovviamente ce vai di analogico. Assolutamente, le distorsioni devono essere analogiche. Ecco, e questo per chi la cosa per i fautori del digitale, o il digital, diciamolo. Diciamo che una caratteristica della distorsione è la parte alta, no? Che tutti vogliamo la distorsione bella, quella cremosa, che ha le alte non taglienti. È chiaro che l'analogico ha questo vantaggio, capito? Certo. Nel senso che le alte sono un po' più belle rispetto al digitale. La cosa che ti dicevo però, il suono perché diciamo è relativamente ti è piaciuto, perché comunque c'è questo discorso del mix. Ok. Quindi tu non senti il distorsore bassa diretto, perché sarebbe sempre un po' misero, sempre un po' svuotato di basse. Invece io tramite il mix e tramite l'utilizzo del compressore che diciamo rimasterizza e rilivella tutto, riesco a ottenere un suono di distorsione che non ti fa mancare il basso. Insomma, perfetto. Ecco, questa è la cosa, il rischio più importante. Bella cicciona, insomma. Sì, che rimane, che tu senti la definizione del suono. Parliamo dei bassi. I bassi, allora, praticamente per il pizzicato il mio suono rock pizzicato è la leva coppola. Perfetto. Che è uno strumento che io adoro, è veramente. È il Fender che cercavo, 5 corde chiaramente. Perfetto. Perché c'ha proprio un vibe vintage. Non so se tu hai avuto modo di conoscere Jimmy o insomma sai chi è, insomma. È un personaggio, diciamo, conosco il marchio, incredibile, è comunque un personaggio incredibile che praticamente vive dentro la fabbrica e fa tutto lui, cioè vernice, avvolge i pick-up, vive lui, è un cane sepolto dentro questa fabbrica, un po' figlio dei fiori, quindi guarda. Ha messo le torri gemelle che dice sempre orgogliosamente costruito da un essere umano in America, cioè è veramente un tipo particolare, insomma. E questa particolarità, però, questa sensibilità si risente negli strumenti, che sono veramente belli, come questo è un palissandro brasiliano, molto bello, insomma. Suono molto tondo, bello, fenderiano. Spero che insomma sia uscito un po' quella vena Fender, quella media, sì, insomma. Assolutamente Fender. Sì. Cioè che non sia solo gonfio o pop. No. Quando devo suonare proprio le cose pop gonfie, per esempio con Claudio, utilizzo invece il mio MTD, che quello è proprio la cosa più lontana da un Fender che si può avere, cioè proprio il suono morbidone e basta. Qua hai scelto di non portarlo, ma di portare l'MTD in acero. Assolutamente, proprio per fare una scelta specifica per questo tour e quindi per valorizzare l'approccio rock. Cosa ti dà in più l'acero rispetto al tuo Wenger, diciamo, Palissandro Wenger? Cioè, qual è la differenza che tu noti in mano? Il,
il mio Wenge e il mio strumento in generale è leggermente svuotato sulle medie. Perfetto. E cioè delle medie diverse, diciamo, più che altro, meno medio alte. Chiaro. E quindi in generale comunque quello è uno strumento più morbido. Invece di questo qua, avendo l'acero, poi il corpo è insomma è un sicomoro, cioè è un'unione di legni che fa sì che esce fuori molto più tagliente. Questo usciva in una maniera, vabbè, che ci hai fatto il solo, che abbiamo ripreso, ma okay. A parte lì proprio hai pettinato la piazza, ma vabbè, a prescindere anche, tu sei bassista. Anche sui plettrati. Esatto, però questo qui lo utilizzo con il plettro principalmente. Infatti. Un'altra cosa caratteristica che io faccio spesso è che divido gli strumenti fra il plettro e il pizzicato, certo. E quindi li tratto in maniera completamente diversa, okay. Cioè, ti faccio capire. La quantità di basse che metto qui, sì. Non potrei mai utilizzarlo pizzicato. Certo. Invece compenso un pochettino il plettrato che si svuota un po'. Plettri cosa usi? I plettri uso questi due, che come vedi sono praticamente tutte e due Dunlop 073, no? Sì. Ma questo qui che ha il grip, sì. È leggermente più duro. Ok. Quindi praticamente io li alterno continuamente, rispetto a qua, per farti un esempio, stanno pezzi dove io suono la strofa con uno, ritornello con l'altro, diciamo l'altro c'ha un po' più spinta, mi perfetto. Si piega di meno sotto le mani quando spingo. Chiaro. Mentre questo qui è più morbido, quindi c'ha anche un po' più di basse, reagisce un po' più lentamente, ma voglio dire. Sono due timbri leggermente diversi. Quindi ce li hai lì pronti e li alterni? Io ce li ho pronti tutti e due. Ti ripeto, la cosa caratteristica è che a volte li alterno anche nello stesso pezzo. Chiaro. Quindi fra ritornello, eccetera. E invece la scatolina lì sono quelli di emergenza? Sono quelli di emergenza perché, voglio dire, nel senso ormai è proprio... fanno parte della caratteristica del suono, quindi chiaro. Devo avere proprio quei pretti lì. Quindi facendo il pezzo pizzicato non renderebbe allo stesso modo? No, nel senso che se il chitarrista mi presta un plettro perché io non lo ritrovo, il suono è completamente diverso, proprio perfetto. Cambia parecchio. Quindi devo avere quelli. Benissimo. Un'altra cosa importante che ti volevo dire, che è caratteristica, insomma, vabbè, chiaramente il mio setup Mark Bass è lo stesso che ho con Claudio. Lo conosciamo. Non posso rinunciarci, insomma, perché è proprio parte del mio suono, sia la cassa, sì. In realtà non la stiamo microfonando perché nelle piazze all'aperto, come senti, è sempre un po' rumoroso e dispersivo. Sì. Però insomma, ecco, buona parte del suono viene dalla testata, che insomma, la Mark Tube, che è molto bella. Non mi sbaglio, tu hai detto che avevi sperimentato con varie valvole? No, io con la Reddy ho sperimentato con varie valvole, non perché la Reddy è facilmente accessibile. Ah, ok, quindi là ti sei trovato la valvola... Le cambio, nel senso che anche proprio per gusto, ogni tanto ne ordino qualcuna vintage davanti a un negozio, insomma, perfetto. Che provo a cambiarle, vedo quello che cambia, insomma, è divertente, più che altro per sentire quanto una valvola in realtà può fare. Certo. L'altra cosa che ti volevo dire è che tutti e due gli strumenti ho messo le DR Pure Blues. Sì. Io sempre metto le DR Pure Blues sullo strumento, sulla levacoccolo, cioè sì. Diciamo perché sono nickel, un po' Fender style. Diciamo, per la prima volta l'ho messa anche qui, sì. Perché col plettro pure secondo me funziona meglio ancora sempre le Pure Blues, quindi il nickel della DR, diciamo. Ok, sono un pochino meno taglienti, diciamo. Meno sì, soprattutto il plettro quando usi l'acciaio tende a tirare fuori quell'alta un pochettino... esagerata. Una rosetta, metal. Esatto. Poi, un po' metal, esatto. E quindi... Benissimo. Niente, questo è più o meno il mio setup, poi ti ripeto, benissimo. Ben disposto a rispondere a tutte le domande ragazzi. Adesso chiediamo sotto questo video tutte le domande che vogliono farti, che vorranno farti sia su questo setup sia in generale. Assolutamente. E ci vedremo a ottobre, faremo una bella intervista tranquilla. Magari con un po' più di calma. Esatto, visto che oggi... perché fra un po' ci smontano. Esatto, ci smontano pure a noi. Facciamo una bella intervista seduti, parliamo un po' di didattica, di 2 anni. Now It's My Turn, assolutamente. Del futuro, tra cui ti dirò del disco, ti dirò una cosa in anteprima. E poi ci sono i fonici, esatto. Grandi, grandi ragazzi. Chiaramente, se tu arrivi, non ci sono loro, non trovi niente. No, no, vabbè. Complimenti, ragazzi. Siete stati spettacolari. Guarda che belli che sono. Ecco, Liberté, guai. Illuminiamoli. Grazie, salutiamo, ragazzi. Salutiamo la comunità grazie bassistica, la Bass Community. Ciao Bass Community. Ciao Bass Community. Ragazzi, grazie di tutto, grazie per averci ospitato, Mario. Fabio, grazie ti a te come sempre. Arrivato.
Ok, no, no, che taglio, no. E grazie abbiamo a voi finito. E grazie Fabio per quello che fai, insomma, perché figurati. Tutto quello che serve per, voglio dire, per unire la comunità dei bassisti, per creare informazione, per anche imparare delle cose, insomma, tutto serve per crescere. Ci proviamo, insomma, quindi, Mario, ci proviamo. Quindi, però lo fate molto bene, quindi. Beh, poi la cosa bella è che siete in tanti, che l'unione fa la forza, esatto, quindi è anche bello anche. Stiamo questo. Sicuramente pure aumentando. Piano piano cerchiamo di unire un po' il popolo bassissimo. Sì, ma anche perché è bello che mettete dentro anche, diciamo, didatti o persone che hanno esperienze anche musicali diverse, chi viene dal metal, chi viene. Esatto. Che veramente c'è da imparare da qualsiasi ambito. Non so, avevo raccontato pure già una volta alcune cose del double thumb, l'ho preso da un bassista metal sì, si chiama Evan Brewer, per dirti, quindi si può imparare da qualsiasi ambito. Assolutamente. Ti ringrazio Mario, allora ci vediamo a ottobre e grazie di tutto. Alla prossima.